A meno di 2 settimane della chiusura della campagna elettorale, penso che dobbiamo fare il punto su alcune situazioni. Vorrei subito iniziare con la questione del dibattito pubblico. Vengo invitato ad un dibattito pubblico come se in realtà io non volessi realizzarlo. Assolutamente. Io penso che questo dibattito pubblico debba avere 2 dibattiti. Uno che riguarda l'ex sindaco, che dovrebbe spiegare alla gente che cosa è stato fatto in questi 5 anni e non nascondersi dietro Costantino Federico. E l'altro invece con Costantino Federico. Ma in questo caso il dibattito con lui lo vorrei fare in piazzetta, l'ultimo giorno della campagna elettorale, davanti ai cittadini di Capri che ci fanno le domande. Senza domande preconfezionate, senza la clac delle persone che ci mettiamo appresso per farci sbattere le mani, senza stare in luogo chiuso che in realtà non fa vedere effettivamente se abbiamo le idee chiare per risolvere i problemi. Quindi, caro Costantino Federico, ti aspetto in piazza l'ultimo giorno della campagna elettorale per fare un bel dibattito pubblico di fronte a tutta la popolazione caprese. Diamo una novità a questa campagna elettorale, io sono pronto, mi auguro che tu venga e io ti aspetterò fino alla chiusura della campagna elettorale per fare questo dibattito in piazzetta.